Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata di L'intervista di Pietro. Io ovviamente non gli indico il nome del programma perché chiaramente sono io Pietro e indicarmi da solo è un po' particolare. E abbiamo ospite un cantautore. Allora, parliamo appunto, la prima domanda che ti poniamo noi è sicuramente se dovessi descrivere e poi utilizzarlo in un testo di una canzone. Chi è Ivan? Come lo descrivesti? Come lo racconteresti con questa canzone? Ma guarda, è una domanda molto complicata, perché descrivere se stessi è difficilissimo, guarda. È un po' come quando praticamente te devi dare un giudizio, come si dice, obiettivo a una cosa che te hai scritto. Non è possibile essere obiettivi perché si vive solo riflesso negli occhi degli altri. Per cui chi è Ivan? Ma chi lo sa? Sicuramente quello che ti posso dire, Pietro, è una persona perché mi conoscono tutti, nel senso, sono una persona veramente, non credo di avere degli scheletri negli armadi, no? Nel senso, io sono nato proprio per fare questo mestiere, qui che è il mestiere del cantautore e dello scrittore, ma più che del cantautore, dello scrittore, perché cantare mi piace abbastanza, però è scrivere che mi piace veramente. Quindi è curare proprio la parte letteraria dei testi, andare a fare delle ricerche su ciò che scrivo, no, cercare di non scrivere cose che siano troppo scontate o canzoni d'amore che siano usate con una terminologia troppo scontata, ecco, che è una cosa che tutti cerchiamo di evitare e io specialmente cerco di evitare. A questo punto parliamo del disco nuovo, i racconti del ma di mare. Come nasce questo disco? Come si evolve? Come è cresciuto? Ecco, questa comincia a essere una domanda già molto più bella. Allora, devi sapere che quando ho iniziato a scrivere questo disco, si doveva intitolare Incontro al destino, perché praticamente avevo deciso a monte che ogni canzone, ogni traccia avrebbe avuto come argomento principale il fattore destino, quindi questo lato oscuro della vita che non è possibile mai prevedere, no? Ecco perché si chiama proprio destino. Poi però che succede? E avevo già tutti i brani pronti, quindi il disco, questo famoso disco Incontro al destino, dove la Taylor Song l'avevo scritta pensando a dedicandola al famoso paracadutista Patrick de Gaillardon. A un certo momento mi capita di ascoltare, di leggere una bellissima storia su Vasco da Gama, e di scrivere un brano su questo marinaio portoghese. Tutto il progetto di Incontro al destino è crollato. Io sono tornato in studio di registrazione da Alberto Checcacci, che saluto, che è il mio direttore artistico, gli ho detto: guarda, Alberto, assolutamente ho cambiato idea. Il disco che voglio fare è un disco dove ogni brano, ogni traccia sia fortemente legata al mare. E quindi da lì che è successo? Sono riuscito a ritraghettare, usando proprio un termine marinaresco, un po' di brani del vecchio disco in questo nuovo, aggiustando un po' la parte letteraria dei testi, e poi ho scritto dei brani come Vasco da Gama, Pevo da Coville e altri come Cuore di Tenebra e Tifone, che invece li ho tratti da racconti di Joseph Conrad. E quindi ecco come sono passato da destino a mare. E posso dire che effettivamente tra destino e mare c'è una forte connessione. Evidentemente quando ci si inoltra in un viaggio in mare si va sempre incontro al destino. Quindi anche se i lavori
sono completamente cambiati, però questa forte connessione e alcuni brani sono riuscito a ritraghettarli dentro questo disco che si intitola Racconti di mare, La via delle spezie, proprio perché comunque era possibile farlo. E a questo punto tu eri una barca in mezzo al mare che poi in realtà ha eseguito la stella che ti ha portato alla riva per ottenere il risultato del disco. Come nascono le canzoni? In questo caso tu nascono prima le canzoni, nascono prima le musiche, le parole, oppure nascono insieme? Guarda, Pietro, questa è una domanda che praticamente viene rivolta spesso a chi scrive, tanto pure, no? È una domanda molto bella. E credo che quasi nessuno abbia proprio una metodologia standardizzata, nel senso, mi spiego meglio. Una volta, per esempio, a pranzo con Babbo, mio babbo, che è un pittore mancianese, che saluto, ciao Romanone. Mi declama una poesia che lui aveva scritto per la nascita di una nipote, Gwendalina. Da questa poesia mi colpì talmente tanto che gli dissi: guarda, babbo, se riesco, perché non sono sicuro, cercherò di farci una canzone. Ed è nato il brano Per me sempre sarai, che penso sia una canzone molto bella, molto toccante, con una bella melodia e poi c'è il violino di Alessandro Golini, la chitarra del Checcaccio, insomma, un brano molto particolare. Quindi, in questo caso, una canzone che è nata da una poesia. E altre volte, come per esempio per i brani Cavallo Pazzo o Vasco da Gama o Pevo da Covil o Pevo da Covia, se lo vogliamo dire in portoghese, io ho letto, ho fatto degli studi storiografici, per Pevo da Covil sono stato 3 mesi per cercare di capire che cosa aveva compiuto questo marinaio misterioso, questo James Bond, se possiamo usare questa agente 007 del 1400, perché alla fine Pevot d'Acqueville è un personaggio misterioso che Giovanni II, re del Portogallo, usa per mandarlo a scoprire la via delle spezie, proprio perché ha delle doti eccezionali, proprio come James Bond, no? Ed ecco che, leggendo le storie, le gesta di questi personaggi incredibili, ne sono nati i brani Vasco da Gama per Pevo da Covil, o nel disco di Cavallo Pazzo. Quindi, in un caso, sono delle letture che mi hanno ispirato delle canzoni, a volte delle poesie, a volte viaggio di fantasia, nel senso, tra le braccia del mio amore, che chiude questo disco, che è una canzone d'amore, parla di un marinaio, no? Di un marinaio che fa una vita molto difficile perché lui parte la sera, sta via tantissime ore, torna a casa stanchissimo e la sua donna amata la vede poco. Ed è un brano che io ho scritto solo ed esclusivamente fantasticando con la mente. Quindi vedi, ho tante metodologie di scrittura, a volte da poesie, a volte da racconti. Di letteratura come Cuore di Tenebra o Tifone, che sono bellissimi racconti di Conrad. Non uso una metodologia sola, ma ne uso tante. E invece suonare dal vivo, che adesso finalmente si torna a suonare dal vivo, qual è l'emozione che si prova? Ma in cui si ha, tu sei ormai da tempo che suoni, però se provi ancora la stessa emozione che hai provato all'inizio, quando in cui ti si apre la quarta platea, davanti c'è un pubblico che inizialmente è in silenzio, perché è un silenzio che poi parla, poi si emoziona e vive la vita ascoltando e vivendo le tue canzoni. Qual è la tua sensazione, la tua propria emozione? Bellissima domanda. Guarda, col passare degli anni, quindi usando questo, invecchiando, l'emozione diventa sempre più forte, specialmente adesso che a volte propongo anche brani miei, no? E quindi quando, sai, se canto la canzone di Marinella, va bene, o se canto Pezzi di vetro di Gregori, ovviamente sono brani che conoscono tutti, io penso di interpretarli in maniera piuttosto bella,
E quindi trovo un riscontro. Quando propongo un brano mio, che è un brano sconosciuto, devo leggere nella faccia delle persone che ho davanti cosa pensano e vedo effettivamente che c'è una certa curiosità. E questo mi fa molto piacere. Ed è un'esperienza, ogni volta che si fa un live, è sempre un'esperienza bellissima, perché in fondo poi noi, io scrivo per me, però poi quello che ci piace è anche sentire quello che gli altri dicono delle cose che noi abbiamo scritto, no? Non scriviamo proprio solo per noi stessi, ma scriviamo anche per loro. Quindi penso che col passare degli anni, nei live, provo sempre un'emozione più grossa e a volte penso anche di riuscire a trasferirla negli ascoltatori, questa emozione. E invece poi quando scendi dal palco che la gente ti incontra, oltre che farti complimenti, ma ti è capitato, non so se nei giovani o i meno giovani, persone un po' più attempate, che ti fanno una domanda che in realtà ti ha lasciato sorpreso positivamente o in altro modo, oppure tu hai dato una risposta che in realtà loro, non avendo il coraggio di fartela, l'hai resi comunque felici. Cioè, ti è capitato? Guarda, negli anni, perché diciamo di live ne abbiamo fatti veramente, veramente tanti, con tutte le condizioni ambientali e climatiche, di domande mi sono state dette anche cose molto belle. A volte io so, perché sono anche molto timido, nel senso, per superare la mia timidezza di ragazzo, di bambino, ci ho dovuto lavorare veramente tanto, perché sono molto vergognoso. E la cosa più strana che mi è successo è che, suonando in due, quindi io con il mio partner, siano saliti sul palco, abbiano rivolto complimenti solo a me e non abbiano menzionato per niente la canzone. Questo mi ha creato un grande disagio, perché se si fa un complimento si fa a tutti e due, no? Non si fa mai a una persona sola. E invece molto spesso ho visto persone che sono salite proprio rivolgendosi a me, e hanno completamente escluso l'altro. Questo mi ha creato sempre un grande disagio. E sarebbe carino se in due, che uno sale e dice: siete stati davvero bravissimi. Questo penso che sia fondamentale. Poi di domande anche, solitamente di gente che non mi conosceva, quando è iniziata la tua passione, o come hai coltivato la passione della chitarra, come hai approfondito gli studi. Queste sono domande che mi sono state fatte spesso, insomma, durante la carriera. E poi negli ultimi tempi, come ti è nata la voglia di scrivere? Perché io ho suonato sempre cover, no? Quindi canzoni belle, penso di aver selezionato veramente le canzoni più belle del mondo. Le canzoni più belle di James Taylor, le canzoni più belle di Fabrizio De André, le canzoni più belle di De Gregori. Io le canzoni che diciamo brutte non le suono, non le canto, non mi riesce. Per cui avevo fatto una bella selezione. Poi mi hanno chiesto: ma come ti è venuta la voglia? Che sono grande, così da grande, di metterti a scrivere. Questa è una domanda molto bella che mi viene rivolta spesso. Intanto, nel questo disco c'è molto chitarra acustica, abbiamo sentito suoni molto delicati, leggeri, effettivamente un po' come il mare, quieto della sera, che scorre lì, placido, e poi c'è questo paesaggio, questo sole che si infrange sulle onde, quindi è un po' rilassante più che altro. Questo è molto vero, perché in pratica parte con una manciata di parole, che è proprio una manciata, uso anche le mani, no? Per riuscire, parte, questo marinaio parte per questa navigazione ed è solo. E quindi, trovandosi solo, gli viene da pensare alla donna amata, no? Che non vede, e perché la distanza aumenta l'amore, aumenta il desiderio. E quindi lui cerca di studiare quelle che possono essere, mi emoziona anche un po' a dirlo, cerca di trovare proprio nelle sue tasche le parole più giuste per dirgli che la ama. E quindi parte questa navigazione.
con questo brano. Poi si alterna con dei brani storici come Vasco da Gama ed è proprio un flusso, come dici te, di onde, no? Lo abbiamo anche cercato un po' e voluto, che ti accompagna in questo viaggio che dura un'oretta, in questi 12 inediti, ed è anche rilassante, e vuole comunicare delle cose. Ho cercato anche di tirare fuori dal cassetto dei personaggi del passato per ricontestualizzarli all'oggi, e consideriamo che Vasco da Gama, Pevot da Covia sono stati i primi scopritori di questo mercato globale. Oggi si parla tanto di globalizzazione, ma consideriamo che loro sono stati veramente i primi pionieri che hanno consentito all'umanità di scambiarsi informazioni e di scambiarsi merci, perché la noce moscata, il pepe, la cannella sui mercati veneziani e sui mercati europei erano pagati letteralmente a peso d'oro. Quindi è un viaggio che può essere il mio, ma può essere anche il tuo. È il viaggio di tutte le persone che hanno la voglia di ascoltare questo disco e di lasciarsi andare in cuffia. È un brano da ascoltare in cuffia, non è un disco da ascoltare distrattamente, perché ci sono delle cose che racconta e che vanno un attimino ascoltate. Ma quando suonare dal vivo, suonare uno strumento oggi è un po' particolare perché molti ragazzi hanno abbandonato il fatto che si ascolta la musica al telefonino, spesso vuol dire senza cuffie. Il rapporto che c'è oggi con la musica tra giovani, ma soprattutto anche altri, dove il vinile e il CD ormai sono anacronistici in alcuni casi. Come, e soprattutto il valore della musica, secondo te, è cambiato rispetto a qualche anno fa, ad oggi? Una domanda molto bella, molto intelligente. Secondo me, da non più giovanissimo, il valore della musica non è cambiato. Nei secoli, nei millenni, il valore della musica è sempre uguale. E che cosa è? Intanto è una forma di arte, di espressione, cioè Ivan Francesco Ballerini, per comunicare un'emozione, la scrive, in questo caso la scrive in un tema di italiano che è una canzone. Uno scultore scolpisce una statua, un pittore dipinge un quadro, ma la musica ha sempre lo stesso valore ed è un valore di comunicazione di cose importanti ed è anche però di svago, che è una cosa anche fondamentale, no? Non no, perché se una canzone è bella e seria, ma rompe un po' le scatole, è noiosa da ascoltare. Insomma. Quindi devi riuscire a trascinare, ed è un compito molto difficile, non so se sono stato in grado, devi riuscire a trascinare l'ascoltatore dentro questa storia e facendolo sentire dentro anche lui, ma facendolo anche divertire. E il divertimento non vuol dire ridere, vuol dire provare piacere. E questa è una cosa molto misteriosa che io mi esercito a fare, spero di riuscire a fare sempre meglio. Nella storia ci sono stati artisti che ti hanno, anche da quando è iniziato oggi, che ti hanno fatto crescere anche artisticamente, oppure comunque che ti hanno dato quella sensazione in più, che poi nel tempo, un pochettino ti sei portata anche dietro. Pensa che quando praticamente ero ragazzino, 8 anni, al pianoforte cantavo Non avrai altro Dio all'infuori di me. Cioè, già cantavo La buona novella di Fabrizio De André, che per un bambino di 8 anni, insomma, perché La buona novella, che è praticamente poi la storia di Gesù Cristo, narrata in maniera meravigliosa da Fabrizio De André, è già letteratura. E poiché in famiglia, nella mia famiglia, siamo dei grandissimi appassionati di letteratura italiana e letteratura mondiale, certo, autori come De André, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, sono loro, diciamo, che mi hanno. L'imprinting di Ivan Francesco Ballerini viene fortemente da questi autori.
Ma io penso che chi ascolta le mie canzoni non tardi a riconoscere queste grandi figure, in questo caso della letteratura, della musica italiana. Ma mi sono piaciuti moltissimo anche i Pink Floyd, i Genesis, quindi sono stato influenzato anche da musica estera. Però, poiché io scrivo in italiano, perché sono un appassionato di letteratura, più che altro, diciamo, tendo a nominare Fabrizio De André, perché credo che tra tutti i cantautori, anche rispetto a Bob Dylan, sia assolutamente in vetta all'apice come bravura e come stile. E come vedi il mondo della, ad esempio, i giovani ascoltano molto la trap, il rap. Come giudici il fatto che nel caso tuo è un po' diverso lo stile, però se ti proponessero di fare un brano su questo genere a collaborare, cosa diresti? Guarda, ti rispondo in una maniera molto carina. Cosa ti direi? Allora, io scrivo ovviamente utilizzando delle metriche che mi sono congegnate, quindi, ma lo senti anche dal mio modo di parlare, che con rap, io sono per lo slow food, no? Sono per le cose lente, perché se le dici velocemente le cose non le può, non si possono trasmettere. E quindi, come reputo la musica rap? Non la conosco tantissimo, quindi non ti posso dare un giudizio, no? Io posso esprimere un giudizio di ciò che conosco. Ho ascoltato alcune cose del rap che non mi sono piaciute, altre invece che mi hanno incuriosito, tant'è vero che su un brano che ho scritto per mia figlia, molto triste, molto bello, un po' straziante, e si intitola E non voltarti, che è l'ultimo saluto, no? Quando un figlio ormai varca la soglia di casa e sai che non ci sarà più un ritorno. E quindi questo qualsiasi genitore l'ha provato, è un momento molto, molto particolare. È bello, ma anche molto triste. Insomma, riguardi la camerina di una figlia che c'è stata per 20 anni, poi quella camera è vuota. Insomma, e dentro questa canzone molto particolare, che sembra quasi una canzone napoletana sotto certi aspetti, come poteva essere un brano di Pino Daniele, ci ho inserito una parte rap scritta da un amico mio giovanissimo che si chiama Tommaso Pani, che saluto tantissimo, che mi ha fatto sentire una cosa scritta da lui. Questa cosa mi è piaciuta tanto, usando un linguaggio giovanile che non si confà al mio modo di scrivere, e quindi ho voluto contaminare, ora ancora la dobbiamo buttare giù, però c'è già l'idea, c'è già il progetto, una canzone che parte in una maniera molto melodica e poi negli incisi c'è una parte rap, che a me questa cosa mi incuriosisce tanto e sono molto curioso di sentire quello che alla fine uscirà fuori, sempre senza snaturare Ivan Francesco. Cioè sempre scrivendo nel modo che mi è più consono. Quindi questo per risponderti che le contaminazioni anche con le musiche nuove a me mi piacciono tantissimo. E a questo punto progetti, si partirà per il live, altri progetti futuri per promuovere soprattutto il disco che è appena uscito. Allora, ora sai, durante il periodo, diciamo, la stagione invernale, cose dal vivo sono molto più rallentate. In Italia non suona quasi più nessuno, locali che fanno musica dal vivo sempre. E quindi bisogna aspettare, diciamo, la stagione buona, quando si ricomincia anche a suonare proprio all'aperto. E allora a quel punto io in Maremma ho svariati contatti, ho svariati amici, locali molto carini, quindi lì ripartirà, diciamo, la stagione dei live. Però ho tante cose che bollono in pentola. In pratica, io sto uscendo ora, sono uscito il 1º di ottobre con questo Racconti di mare, La Via delle Spezie, ma io avrei già i brani per fare altri 2 dischi, quindi ho tanto materiale pronto, e penso che sia anche roba molto bella, molto seria, e sto aspettando solo che mi si liberi un po' di tempo,
per tornare in studio di registrazione e cominciare insieme a Berto Checcacci a mettere le mani su questi brani nuovi, tra cui quello che ti dicevo ora, dove ci sarà una parte di contaminazione. Possiamo trovarlo solo in digitale oppure ci sarà anche una versione fisica? Di questo, guarda, di questo Racconti di Mare, La Via delle Spezie, su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Music, Spotify, Amazon, è su tutte le piattaforme, sta girando dal 1º ottobre. C'ho anche praticamente il supporto fisico, e tra l'altro è bellissimo, perché nel libretto interno ci sono delle fotografie bellissime che mi ha fatto il mio regista Nedo Baglioni, e quindi si può trovare tutto, e basta, e se uno è curioso basta che scrive Ivan Francesco Ballerini, ti si apre veramente tanta roba. Questo è la copertina. Questa è la copertina dove c'è praticamente questo personaggio che sta guardando il mare, e sembra proprio un portoghese, no? Con questo vento che gli viene e sta guardando probabilmente l'Atlantico, E e infatti questo noi sarà. la no nostra domanda niente era appunto per questo ti abbiamo chiesto di farci vedere la copertina, perché ti volevamo chiedere come nasce questa copertina, soprattutto chi ha disegnato la copertina. Allora, il disegnatore di questa copertina non vuole rimanere anonimo, quindi non posso rivelare. Però posso dirti che quando uscirà il secondo video, perché il primo è già uscito e lo potete trovare su YouTube, è veramente molto bello, girato a Porterpole, quindi nella mia Maremma, alle 5:30 della mattina, sabato 11 giugno abbiamo girato. Invece la copertina di questo CD fa parte di 26 tavole che hanno dato vita al video di Vasco da Gama. Quindi, cosa è successo? Questo fumettista ha preso il testo della canzone e pari pari, seguendo quello che diceva la canzone, sono stato un bambino fortunato, educato nello scrivere e parlare, lui ha re realizzato questi 26 disegni, e noi, cioè Nedo Baglioni, in maniera magistrale, e lo scoprirete solo vivendo, vedrete che razza di video ha realizzato. Da delle tavole ferme, lui è riuscito a dargli movimento, ha dato vita a Vasco da Gama, cioè Vasco da Gama, che dal 1480 è tornato ai tempi nostri per cantarci una sua canzone. Non è una cosa da poco. Perfetto, noi intanto ti ringraziamo, ci fai i saluti finali. Allora, io ringrazio voi perché questa parentesi con voi è stata veramente. Ora si va vicino a Natale, di un'irresistibile scioglievolezza, come si dice per la cioccolata, per l'indoor. È veramente stato gradevole fare questa chiacchierata, e mi avete dato modo di cominciare a fare un po' un excursus abbastanza veloce di questo disco, che esorto ad ascoltare perché, come dicevi te, è proprio un viaggio. E se uno ha un attimo di stress dopo una giornata, si mette un attimo a casa e se lo ascolta, ti trasporta esattamente dove ti deve trasportare. Poi ognuno lo vive a modo suo, perché il disco, una volta che l'hai scritto, non è più tuo, è di tutti. Quindi ognuno di te scrivi una canzone pensando di dargli un significato, però poi l'ascoltatore gli dà il significato che vuole lui. Questo è fondamentale. Ed è la parte forse più bella di chi fa lo scrittore o chi fa il. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.